Buonasera Linda, Buonasera per questa Michele, gentilezza. a te. Allora, ti presento i nostri ascoltatori, Michele Anelli, nato a Stresa, bellissima, in provincia di Novara, classe 1964. Un po' di Anni esperienza, 60, anni 60, i più abbastanza. belli della musica, che ne dici? Giusto, giusto, giusto. Sono un giusto. amante di quegli anni lì, proprio, Anch'io. neanche tanto. Anch'io, anni 60-70, i migliori, Esatto, sì. Quindi sei nato in una bella annata. Ascolta, raccontami un po' il tuo percorso di crescita artistica, come è nata la tua passione. Ma a metà degli anni Ottanta è nata con le radio locali. Avevo praticamente la possibilità di trasmettere in due radio della mia zona, una proprio si chiamava Radio Stresa e l'altra Radio Baveno, che è un paese appena dopo. Io sono proprio nato e cresciuto sulle rive del Lago Maggiore. E c'era questa opportunità qua, ho iniziato a trasmettere per radio e successivamente, sempre negli stessi anni, avevo fatto una fanzine che si chiamava Fandango, che si occupava di cinema, arte, musica. Praticamente ho fatto due numeri stampati in tipografia. Era una cosa un po' particolare, perché generalmente le fanzine all'epoca erano tutte fotocopiate. Io ho fatto un passo abbastanza esagerato stampandole in tipografia. E il passo è stato breve, diciamo, la passione è arrivata poi praticamente, anche se in ritardo, quegli anni. Però un amico mi ha chiesto di iniziare a suonare il basso, e così aprile dell'87 ho iniziato a suonare il basso. A giugno dello stesso anno, praticamente un mese e mezzo dopo, il primo giugno esordivo già dal vivo con questa band di garage punk chiamata The Stolen Cars. E pian piano da lì è cominciato tutto. 2 anni dopo ho creato i Groovers, dal basso sono passato alla chitarra e al canto. Ho pubblicato 7 album per svariati cassette con i Groovers. Un paio di dischi con loro, con questa mia band, sono stati anche considerati i miglior dischi dell'anno nel 97 per una rivista di musica, l'album September Rain, e per il quotidiano Liberazione nel 2000 l'album Death of Fox. E diciamo che dopo 20 anni ormai di Faenza, scusa, sono troppo lungo, se no accorcio, No, no, perché se hai vai, 30 vai. anni di musica E beh, insomma, non è che ti raccontano in difficile. 3 minuti, scusa. E poi Anzi, nel sono molto. 2009 al meeting delle etichette indipendenti di Faenza ci hanno dato il premio come band la carriera ventennale di Groovers, e lì con uno show abbiamo chiuso, diciamo, questa lunga carriera, che è stata fatta di tantissimi musicisti coinvolti, perché era una band abbastanza instabile. L'unico componente dall'inizio alla fine sono sempre stato io, un po' anche perché ero l'autore delle musiche e dei testi. E io nel frattempo avevo già cominciato a intravedere un modo diverso per me di propormi all'esterno, insomma, che era quello di cambiare dall'inglese all'italiano. Così, nel frattempo che i Groovers concludevano la loro carriera con il loro 7º album, io pian piano già stavo ragionando su come arrivare a cantare in italiano, perché non riesco a immaginarmi le cose fatte dall'oggi al domani. Sono abbastanza critico verso me stesso e pignolo. Pertanto sono partito dai canti popolari, ho scritto un paio di libri, mi sono documentato, e poi ho esordito con 5 anni fa col primo album in italiano, poi è arrivato al secondo, adesso il terzo. Adesso dai, E ci arriviamo al terzo. esatto, questo è un po' il percorso, ecco. Bello, bello, interessante. Anche lo spunto punk deve essere stato qualcosa di veramente entusiasmante, o no? Beh, quello è stato, diciamo, il punto di partenza. Sen Sì. senza, senza quell'ondata punk, senza quella passione per Joe Strummer e Clash, probabilmente non avrei mai iniziato a suonare, insomma. Beh, immagino. Diciamo che lì sì, lì è stato fondamentale. Beh, sì. E anche so che non l'hai citato, però inizi a lavorare anche su progetti paralleli, appunto anche quello per la rivista d'Ernesto, no? Intitolato Io Lavoro. Sì, È brava. vero? Sì, beh, non ho detto tutto, No, no, tutto. beh, Però chiaro, sì. però insomma Quello è stato proprio il primo esempio di brano in italiano che ho pubblicato per un'etichetta. Sì, quello è stato proprio, diciamo, il primo lavoro, ancora prima di esordire come Michele Anelli solista, ecco. Infatti, insomma, è stato penso un trampolino molto importante, no? Per Sì, la tua sì, carriera, sì, no? sì.
Sì, esatto. E poi incontri anche Paolo Iaferice, giusto Sì, per... ho iniziato a collaborare con lui attraverso Sì. la masterizzazione di alcuni album dei Groovers e poi successivamente del mio primo italiano. Giorni usati ho cominciato a collaborare con lui, che è il secondo album, anche in studio da lui, e ci siamo insomma piaciuti, e il terzo album l'ha prodotto, è uscito, e sia il secondo che il terzo sono usciti per la sua etichetta. Insomma. E il terzo è stato fatto una collaborazione proprio a braccetto e abbiamo portato a termine il lavoro insieme. Eh beh, divertente, importante, eh? Questo gioco di Esatto. parole, uscito a Sì. metà aprile, insomma, io l'ho ascoltato tutto, innanzitutto, Bene. e ti faccio i miei complimenti perché mi piacciono, una più bella dell'altra. La mia Grazie, preferita, grazie. fammi una domanda, la mia preferita, dunque, direi raccolgo idee. Forte. È la preferita anche di Ia Felice, sappilo. Ah sì? Sì. Oddio, La non ce lo siamo voleva fare come segnati, eh? singolo. Davvero? Sì. Allora abbiamo feeling io e Paolo. Esatto, sì, avete scelto lo Bella, stesso pezzo. è carina, è carina. Comunque sono tutte belle, bellissime. Da appunto l'omonimo divertente, importante. Est anche mi piace. Settembre, lo stesso anche mio mese di nascita, se ti interessa. Bene, ottimo. E buonanotte, anche molto molto carina. Sì, è stata pensata come chiusura. Sì, ma ci sta, ci sta. Tutte, tutte belle. Com'è nata quest'idea, questo titolo? Raccontami. Ma il titolo è nato perché comunque, come dico in Raccolgo Idee, io ho avuto la fortuna in questi 30 anni di ascoltare tantissime storie delle persone che ho avuto la fortuna di incontrare. Sono molto ricettivo, mi piace l'ascolto e mi sono reso conto di come negli anni le persone, molti, rischiano di rimanere schiacciati dalla quotidianità, perché comunque le difficoltà fisiche, economiche, sociali, insomma, non è che ti aiutano tanto a intravedere giorni facili e felici. Eh no, Però, purtroppo no. esatto, io penso che, io ne ho avuto la riprova e poi ti dico perché, ho cercato di immaginarmi qual è la forza che spinge le persone a resistere, nei giorni importanti e lottare sempre per le cose importanti. Io penso che la forza, di resistenza deriva anche dai momenti felici. Se si riesce a trovare il tempo e la forza a pensare anche in maniera positiva anche nei momenti duri, o a trovare degli spiragli di luce, è una forza che si innesca dentro di te e di te praticamente si dirama verso anche l'esterno di te stesso, no? Anche nei confronti degli altri. Questa Certo. cosa che dico durante una presentazione a maggio di questo disco qua, io ho detto queste cose, no? Di come anche in momenti difficili lottare per le cose divertenti aiuta poi a avere l'energia per affrontare le giornate più dure. E il giorno dopo sui social un ragazzo che con evidenti problemi fisici, che da tempo usciva pochissimo di casa proprio per questi problemi qua, ha scritto sui social ringraziandomi che in base alle mie suggestioni, alle cose che ho detto, alle canzoni che ha sentito, gli è tornata voglia di camminare e ha postato una foto di lui sui sentieri in un bosco, appunto ringraziando di questo spunto che non gli veniva, insomma, che gli ha permesso di ritornare fuori a respirare, ecco. E mi ha fatto molto Wow, piacere, è perché bello. praticamente è un po', diciamo, il motivo per cui noi nell'ambito dell'arte prendiamo e ridiamo, insomma, no? Io, come ho detto più volte, questo disco contiene tantissime storie e se c'è la possibilità, anche se per una volta capita che una persona rimanga colpita in maniera positiva da ciò che canto e ciò che dico, per me vale molto di più di qualsiasi successo, insomma, ecco. Infatti, mi trovi pienamente d'accordo. Quando io dico che la musica è terapeutica, è vero e continuerò sempre a dirlo, ad affermarlo, eh? Ti Oh, ti trovi? devo. Sì, io, come dico spesso a volte nelle interviste, il rock and roll non dico che mi abbia salvato la vita, ma sicuramente me l'ha cambiata e penso in meglio perché mi ha permesso di crescere Sì. culturalmente, mi ha fatto vedere una vita che poteva essere diversa e mi ha fatto capire, intendere attraverso la cultura musicale e non solo,
che ci sono delle cose che si possono fare e stare in questa società anche in modi diversi, insomma, modi e non diversi. Subire basta. Esatto, proprio vederla anche in modi diversi, come dici tu, insomma, assaporare i momenti felici nonostante le difficoltà, insomma, che sembra una frase banale, ma poi alla fine non tanto, cioè non è che ci se la fa sempre, no, a superare queste cose. Ma io mi preoccupo sempre di non essere banale quando si spiego questa cosa, perché non vorrei che fosse intesa come una sciocchezza. Assolutamente, anzi, traspare proprio una profondità, una maturità artistica, insomma, nel tuo album, nella tua, insomma, personalità, quindi insomma niente di superficiale, assolutamente, anzi. Bene, Michele, cosa aggiungiamo dunque? Dove ti possono seguire? Sul sito, su Facebook? Sì, sul sito, i social, i soliti 2 o 3, Instagram, Facebook e così via. Dopodiché, sì, insomma, questi sono gli unici modi. Se poi la gente viene e si presenta, io sono contento anche di parlare a fine concerto e chiaro, non c'è nessun problema. Hai qualche live adesso in programmazione? Sì, a Novara, ma non so ancora il giorno, proprio adesso ad agosto e poi da ottobre in poi. Tutte cose che stiamo organizzando perché dopo tutti questi anni di musica e non avendo avuto un successo planetario, allora ho deciso di scegliere i posti dove la gente viene per ascoltare, non mi faccio più trovare in posti dove c'è confusione, così ho bisogno di ascolto, tutto qua. Certo. Poi la gente, se si vuole muovere dalle sedie, non c'è nessun problema, non mancherebbe altro, però per me è importante interagire con chi viene ad ascoltare. Sì. Mi è un po' nata questa cosa per via degli spettacoli che faccio con i libri. Io, nei 3 libri che ho scritto, ogni libro è nato uno spettacolo. E pertanto questo modo di interagire col pubblico l'ho trasferito anche nella musica e mi sta piacendo molto. Bello. Hai in programmazione anche la Liguria? Te lo faccio sapere. Me lo fai sapere, eh? Io sarò tra pubblico nel caso. Va bene, d'accordo, ti ringrazio. Va bene. Grazie a te allora per la piacevole chiacchierata e ti auguro veramente buone cose, in bocca al lupo per altrettanto. Tutto, ti seguirò, sappilo, e ci sentiamo anche per altre novità. Va bene, mi fa molto piacere. Altrettanto, e ringraziamo anche Parole d'Intorni, che è sempre presente, certo, ci mette sempre in contatto. Certo. Perfetto, grazie ancora Michele. Grazie, un abbraccio. Buona serata, buona musica. A te, un abbraccio, a te. Grazie. Ciao. Ciao.